Il tuo bollo in scadenza? Hai dimenticato di pagarlo e non sai come fare? Non trovi più la ricevuta di un vecchio pagamento? Hai bisogno di assistenza per esenzioni o condizioni particolari? Non preoccuparti, entra nell'agenzia Daga e togliti il pensiero. Avrai tutte le informazioni di cui hai bisogno per evitare sorprese. E in più per te, assicurazioni, pratiche auto e moto, certificati vari, rinnovo e duplicato patente, albo trasporto merci, revisioni e assicurazioni d'epoca. Ci trovi in via Madonna delle Grazie 180 a Santa Maria la Carità o al numero 081 870 6182 o allo 081 870 1097. Idee, passione e impegno costante sono la nostra forza. Tanta esperienza nel settore dei casalinghi e la continua espansione della nostra attività. Il vostro assortimento di articoli delle marche di maggior prestigio e la certezza di offrirvi i prezzi più competitivi. Questa è la migliore garanzia per i vostri acquisti. Vieni da Folli Manie in via Petraro 93 e Castellammare di Stabia. Durante il convegno ha detto Juventus Napoli è una grande responsabilità arbitrale, l'ha arbitrato benissimo, la tecnologia, la moviola in campo, così come vogliamo definirla, aiuterebbe gli arbitri a gestire questa responsabilità? No, sul discorso della responsabilità, della preparazione della gara, della gestione della gara, non serve. Stiamo parlando di tecnologia per aiutare l'arbitro a risolvere episodi complicati. Sul discorso di gestione, di rapporto con i calciatori e gli allenatori, no. Non, è un discorso a parte, non c'entra assolutamente nulla con la tecnologia. All'interno del convegno si è parlato di alcune novità di regolamento che verranno introdotte in Euro 2016, ci può illustrare le più importanti, le più guardi, se sto qui a spiegarle le più importanti, come diceva prima il collega di Sky, la tripla sanzione sul portiere, che è la modifica più importante, poi ce ne sono tante altre, però non sto qua a illustrarvele perché sennò altrimenti bisognerebbe fare una lezione tecnica. Quindi non abbiate fretta che nel mese di luglio verrete indottrinati su quello che sono le nuove modifiche. C'è una regola che migliorerebbe? Ma sinceramente il regolamento del gioco del calcio è già complicato di per sé stesso perché va molto sulla discrezionalità, l'interpretazione dell'arbitro. Le regole ci sono, le dobbiamo rispettare, le dobbiamo far rispettare, lui non sta a me giudicare quale regola sia più giusta o meno. Grazie.